Ciao ragazzi, qui per Normal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi partiamo subito con l'Europa League, siamo gasati contro il Lucerna in casa loro. Vedete la classifica, siamo primi a 3 punti, c'è da giocare queste 6 partite, ne mancano ovviamente 5. Siamo gasatissimi anche perché modulo con la difesa a 4. Io ho proposto questo Kossoulou in difesa per capire di che si tratta, dobbiamo un po' indagare. Sì. Amaral che sta giocando lui l'Europa League, comunque stiamo cercando di dargli molto spazio nei limiti. Busquets titolare, anche Ricci, Busio che è salito a 79, regà, e Cano che deve trovare il suo primo gol in maglia Venezia. De Cano. Madonna, Ricci. Però. Mamma mia. Amaral. Amaral si è addormentato, ragazzi, non si ricorda più come si gioca. Super reattivo Amaral. 1-0 per il Lucerna. Va bene, ragazzi. Mamma mia, Amaral. Amaral sta facendo pena. E noi appresso a lui. 2-0 Lucerna. Non stiamo vedendo palla. Ma che succede, raga? Mamma mia. Ricci comunque incommentabile. Busquets anche peggio. Purtroppo non ci siamo rinnovati a dovere col mercato. Tiro Amaral. Ti incazzi. Para una palla Amaral. Che poi arrabbi. A 16 anni ma sembra un trentenne. A parte quello, mamma mia. Fra Ricci pure abbiamo messo. E fra ok, forse... No, chi sta al centro? Vabbè, bravo Nianzo. Mi cambi, comanda. Ricci, leviamolo. E metti... Chi hai portato? Difensore hai portato? Porca d***a. Chi c***o hai portato? Ma come l'hai fatta sta formazione? Non lo so. Tre attaccanti, bene. Con l'attacco a due. Ok, allora... E due difensori, ce l'ha per Rugani! Pensavi che dovevamo superare 18 contro... di un gol e dovevamo difenderlo! Allora, abbiamo Martinez, quindi almeno Martinez lo possiamo mettere. Io direi... Shomu... Qua. Brava, c'è un c***o di Van Gogh, la smetti! Fermati, mi devi dare tempo. Raga, questa è la formazione che propone Simone. Oh, se vinciamo, te giuro! Ma cos'è? Sembra tre attaccanti. Vabbè, vediamo, dai, proviamoci. Boom! Ma no! La parata. Dimmi che la parata. Ok. Guardalo. Guardalo. No! Scusa. Dai, fra, però... C'è davvero uscita l'Europa League? No, voglio uscire dall'Europa League, però... Guarda l'oro! Ho capito, stiamo perdendo 2-0 con l'oro! Fuori gioco mi sa. Vabbè, non c'è manco il problema. Come se si ponesse il problema. Non si pone. Mannaggia. Lacci con Martinez. Fuori, mamma mia. Ma solo grazie alla volontà. Ma tanto cioè, non ne facciamo due gol in 10 minuti, cioè... E li facciamo volendo però. Ma come? Non siamo pericolosi. Abbiamo i tre migliori attaccanti. Non siamo pericolosi, fra. McGee. Ma non corrono, non capisco. Cioè, non ci arrivano sulle palle oggi. Fra, stanno stanchi, avranno fatto after. Che c***o state facendo? È fuori gioco, c***o. Era buono. Non è si alzano la mano per forza fuori gioco, Anche loro possono mentire. È finita, raga. Abbiamo perso 2-0 con Lucerna. Momento di... Ok, crisi assicurata. Cioè, è crisi, ma soprattutto, raga, cioè, l'attacco dov'è? Cioè veramente noi perdendo come abbiamo perso tutta la... Cioè dopo Muriel, fra Muriel. Muriel è totalmente spento, Martinez. Ha perso uno di quei roll Muriel, tipo non mi ricordo più come si gioca a calcio. Mamma mia, terrificanti, terrificanti. Dobbiamo andare a giocare con l'Empoli. È iniziato il match ragazzi, oggi penso non siano ammessi più errori. Quindi forza Venezia. Forza. Mamma mia. Penso l'abbia preso il 28. Mamma mia, qua dobbiamo stare attenti all'abito che si confonde. Arbitro. Madre di Dios, quanto è complicato. Sommer! 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 Okay. Ti alzi? Sommer! In angolo! Guarda, Sommer forse è stato un acquisto, uno dei pochi acquisti buoni che abbiamo fatto. Speriamo. Travessa! Va bene, una travessa a partita con Sommer aggiudicata. Mamma mia, stiamo soffrendo come pazzi, raga, mamma mia. Tira! Bello, Rome, Rome, Rome! Rome, mannaggia il cazzo!
Ma scusa, ma l'avevo superato il portiere, perché non l'hai tirato? Questa è una bella Io domanda. penso di averlo schiacciato il tasto, ma lui se l'è allungata. Provo veramente fra il peggior acquisto della carriera. Mamma mia, che Mamma bidone. mia, provo del peggiore. Non ha fatto una cosa Abbiamo, buona. ok, abbiamo venduto un bidone, abbiamo preso l'altra, cioè abbiamo venduto l'aereo e ci siamo presi pro. A gennaio lo cacciamo. Gol dell'Empoli, no, vabbè, fra. Ma che? Ma che Non lo sto. so, non lo so. Che stiamo passando, fra? Ma dai! La nostra squadra non riesce proprio a giocare, a esprimersi. L'arbitro! Io odio quest'arbitro con lo stesso maglia nostra! E Sommer che esce a Dai! vuoto. Dai, raga, che schifo, veramente! Mamma mia! Ma Cioè. pure i calzettoni. Madonna mia, non ci posso credere. Che problemi avete 3-0. ieri? Chi tira? Proprio chi tira? Mannaggia il caspita, però. Cioè, guarda qua. Allora, chi di dei tre tira? Cioè, Tiro a bersaglio si chiama il guarda, veramente. Non c'ho paesino. parole. Secondo me, ma che formazione stiamo usando? No, ma ritorniamo col modulo Torniamo con con cui la abbiamo classica. giocato bene. Cioè, è inutile che proviamo a fare queste cose. Non abbiamo neanche i giocatori adatti a questo No, momento. infatti. Tripletta di Fransol. Chi cazzo è Fransol? La domanda sorge La spontanea. pagina, chi ha vinto Fransol? 16 tiri a 2. Fra questa è l'umiliazione adesso più grave che abbiamo Mamma mai mia. subito. L'Empoli ha fatto 16 tiri a 2. La più grande umiliazione è Rovella che ha preso 5,3, migliore Ma in guarda, campo. fra, ma non Migliore si. in campo. Fra, no, non il migliore in campo. Cioè, La sufficienza è una... 4-9 ups, Mamma 4-9 mia, ups. mamma mia. Ma infatti c'è, è stato 8-2 Inesistente. Sommer. Vabbè, Sommer sta giocando. Ok, Sommer è un buon portiere, Cioè, benissimo. uno che prende 8 e mezzo subendo 3 gol, vuol dire Minchia. che. Mamma mia. Squadre sono in campo per Venezia e Genoa. E ora, ragazzi, penso sia veramente il momento decisivo in cui siamo ritornati al 5-3-2. Nostro modulo con cui abbiamo vinto una Conference League, abbiamo fatto delle prestazioni eccezionali e non le stiamo più vedendo. Io non voglio credere che la cessione di Kwame abbia creato tutto questo. No. Quindi sicuramente ok, anche la perdita di Handanovic importa, però raga, cioè dobbiamo ritrovare la nostra condizione, i nostri campioni che ci sono in campo devono trovare solo il modo di esprimersi al meglio. Ci voleva lui! Tiro all'incrocio Ci dei voleva il pali. capitano per risvegliare sta squadra! Mamma mia, applausi. Che partite difficili, raga. Fare un gol sta diventando un'impresa titanica. Aps lo supera e poi è in sacca con un tiro Busio che bellissimo. l'ha tenuto di forza, tipo a quello. Un tiro bellissimo del Ridgeciano Aps. Che sta facendo un campionato, devo dire, nonostante la Fiorentina, cioè il Venezia non stia giocando bene, è veramente top, secondo me. Deve inventarsi un gol straordinario, Ridgeciano Aps. Mamma mia, complicatissimo. Due gol in sette Secondo gol partite. in campionato per il nostro capitano. Ed è 1-0 per il Venezia. Busio, Busio! Raga, Gianluca! quest'anno viaggiano Busio e Aps, cioè possono fare loro tutto. Busio e Aps, niente da fare, loro due! Loro Cioè, posso due! giocare tre persone in questa squadra? Quattro. Sommer, Nianzù, Busio, Aps. Basta. Loro due! Grandissimo Gianluca! Bravissimo Mamma mia. Gianluca! Sì, sta trovando i colpi da vero centrocampista. Li sta trovando e sta veramente diventando il titolare inamovibile di questa squadra. È l'equivalente di un CC. Battuto Sirigu 2-0. Mamma mia, che giocatore Gianluca. Solo il divino sa quanto ci abbiamo voluto questi due gol. Fine qui, va Finita, bene, ci va bene, 2-0. 2-0, dai, vittoria anche che Ci dà speranza. sembra quasi larga, in realtà no, raga, è stata veramente sudata, sudatissima. Però veramente Aps e Busio sono stati i due giocatori migliori in campo, il che è buono, però veramente in attacco non segnano i nostri, raga. Cioè, facciamoci due conti. Non segnano
gli attaccanti seri già da tre partite, forse quattro con la Fiorentina, non ricordo neanche chi ha segnato, cioè veramente mancano i gol degli Sì. attaccanti. È una cosa veramente preoccupante. In più, 4 punti per il Lucerna, 3 per il Venezia, c'è anche una situazione in Europa Sfida diretta col Mugello. tutto fuorché certa, e col Midtjylland c'è una sfida diretta che mi sa vedremo nel prossimo Eh episodio, sì. perché questo qui è È finito. terminato. Ragazzi, è stato un episodio un po' deludente, ma questa vittoria con Hapsebusu ci dà tanta speranza e quindi tanti mi piace qui sotto. Iscrivetevi se ancora non l'avete E noi ci fatto. vediamo nel prossimo video. Bella!